A questo punto io farei intervenire l'insigne economista Pierluigi Paoletti, che essendo esperto di economia e specialmente di economie alternative, ci può dare qualche strumento eventualmente in più, oltre al discorso, oltre all'aggancio, diciamo, parlamentare. Probabilmente c'è qualcosa che possiamo fare anche noi dal basso per favorire questo cambiamento. Allora, il discorso secondo me da tenere presente è questo: c'è un disegno a livello mondiale che si sintetizza con due dati che vi do. E negli ultimi 25 anni il lavoro si è rivalutato del 10%, un investimento azionario invece del 350%. Ecco, qui si vede subito dove la finanza, l'economia punta. Noi infatti siamo passati da un sistema dove prima c'era la merce, si convertiva in denaro vendendola per produrre altra merce. Oggi invece c'è il denaro che produce altro denaro. Questa è la situazione in cui noi ci stiamo dibattendo. Il discorso poi della sovranità monetaria è un discorso non importante, è cruciale. Questa crisi, molti di voi non lo sanno, ma è stata determinata dal fatto che non è una crisi di consumi, noi si andrebbe a comprare tranquillamente. Cosa ci manca? Ci manca il mezzo di scambio. Chi è che immette il mezzo di scambio? Sono le banche centrali e le banche commerciali attraverso il credito alle imprese. Se noi vediamo che dal 2009, questi sono i bollettini che periodicamente la Banca d'Italia emette, quindi sono dati non pubblici, proprio trasparenti, se noi andiamo a vedere le masse monetarie, e quella che ci interessa a noi è la massa monetaria, la M1 cosiddetta, perché è quella che si ripercuote immediatamente nella nostra vita, noi vediamo che dal 2009, mentre in Europa veniva immessa al tasso di inflazione, quindi al 3% anno su anno, in Italia veniva sottratta fino ad arrivare al meno 6% anno su anno. Questo voleva dire che se nel resto di Europa avevano la liquidità per fare gli scambi, in Italia le imprese non avevano più credito, i privati non avevano quindi nemmeno i soldi, perché mancavano, ovviamente mancando i soldi alle imprese, mancano i soldi poi anche ai privati che ci lavorano. E quindi questo comporta un circolo vizioso che ci ha portato in questo avvitamento di crisi. Tanto per darvi un'altra bottarella così simpatica, 33 imprese al giorno falliscono, una al minuto chiude. E chi chiude? Chi ha i soldi per chiudere? Perché molte di queste non possono nemmeno chiudere perché sono indebitate e quindi automaticamente non possono chiudere. Quindi noi oggi abbiamo dei settori dove le piccole imprese ovviamente costituiscono il 98% del nostro tessuto imprenditoriale. Il nostro tessuto imprenditoriale, la nostra impresa media ha meno di 10 dipendenti. Allora, il discorso è: se queste imprese chiudono e i centri storici li vedete sempre più deserti, non ci sono più artigiani, non ci sono più piccole attività, infatti noi quando le statistiche tengono conto ovviamente delle grandi aziende, quelle sopra i 100 dipendenti, non tengono conto di quelle piccole che invece sono il tessuto connettivo su cui si basa la nostra Italia, no? Allora, oggi interi settori sono scomparsi dall'Italia. Si parlava prima dell'uscita dell'euro o meno, no? Noi nel 1992, 1991 si fece già una sorta di preuscita da un sistema monetario che era vincolato, ovviamente un pochino diverso dall'euro, ma l'euro è molto più stretto e più stringente, però noi già uscimmo da quella morsa.
e riuscimmo a ricreare ricchezza in men che non si dica, perché proprio a quel punto, senza il vincolo di un cambio, con la fluttuazione dei cambi ci fu una svalutazione forte, ma questa ci consentì di ripartire ad una velocità che gli altri se la sognavano. Oggi però, anche se si uscisse dall'euro, noi abbiamo un tessuto industriale produttivo completamente smembrato, distrutto completamente. Noi l'agroalimentare non lo abbiamo più, è tutto in mano a soprattutto francesi, che hanno la distribuzione dell'agroalimentare. Infatti noi importiamo più cibo di quello che produciamo, perché naturalmente ovviamente noi non mangiamo il cibo che produciamo, questa è un'allucinazione. Solamente nella cito un dato, perché ero la settimana fa ero in Sardegna. Loro importano l'85% del cibo che mangiano. Perché? Semplicemente perché, non tanto perché non riescono a produrlo, quanto perché la grande distribuzione ha praticamente il monopolio del mercato e si approvvigiona al mercato estero perché gli conviene di più. Cioè, noi dobbiamo ricominciare a ricostruire, ma con quasi come se fossimo dei sarti che devono fare un abito, a ricostruire completamente tutta la rete produttiva. E la rete produttiva è connessa fortemente a noi, alla comunità. Quindi noi possiamo già da ora cominciare delle attività che ci consentano di ricostruire, di ricongiungere tutti questi piccoli pezzetti che sono ormai smembrati con i nostri acquisti. Noi già il modo con cui spendiamo i nostri pochi soldi, e poi parliamo anche di quello che ci aspetta, perché sempre dalla massa monetaria possiamo prevedere qualche cosa, che è molto interessante anche questo. Allora, noi possiamo tranquillamente ricominciare un'azione di collegamento fra le imprese locali e la comunità locale. Questa è un'azione che non si può demandare al domani, lo dobbiamo già cominciare a fare oggi, e più sistematica è questa azione, più i vantaggi noi li possiamo vedere nell'arco di breve tempo. Prima di tutto privilegiando le aziende che reinvestono sul territorio. Cioè un'azienda multinazionale, oltre ai pochi spiccioli, non reinveste su questo territorio. Uno Shan o una grande distribuzione sparge ai quattro angoli del mondo i fornitori, quindi mai reinvestirà in questo territorio, e quindi il territorio si impoverisce. Noi dobbiamo cominciare a privilegiare le imprese che reinvestono completamente sul territorio, e quindi cominciano a mettere in moto un circuito talmente virtuoso che ricchezza produce ricchezza, anche quella poca che c'è. Quindi questo è già un sintomo importante. Poi, per quello che ci aspetta, si diceva, perché stanno parlando di luce in fondo al tunnel, no, parlando come se la ripresa fosse già tangibile? Semplicemente perché quella massa monetaria, e quindi la banca centrale che gestisce questa leva del rubinetto della liquidità, ha ricominciato a far affluire liquidità. Infatti nell'arco di pochissimi mesi noi siamo dal meno 6%, quindi da rastrellare la poca liquidità rimasta, hanno cominciato a reimmettere fino al più 7%. Allora c'è un, si chiama time lag, cioè la differenza di tempo. Io immetto oggi liquidità, non ne vedo subito il risultato, lo vedo dopo 18-24 mesi. Quindi oggi noi possiamo già prevedere che fra un anno e mezzo, due, quindi fine 2015, inizio 2016, ci sarà una ripresa economica nel nostro paese. Però che tipo di ripresa sarà se noi in questi due anni non cominciamo a seminare e a ricostruire il tessuto produttivo connettivo tra comunità e imprese? Ecco, questo è il grande dilemma che noi probabilmente... Io da tecnico, ma loro soprattutto da potere legislativo, dovranno affrontare, considerando che i nostri vertici
sono completamente asserviti a dei poteri sovranazionali che non tengono assolutamente in conto il nostro interesse.